Siamo qui per far vedere la nostra solidarietà piena al popolo curdo, per dichiarare inaccettabile l'invasione della Turchia in Siria, per dichiarare insieme, tutti insieme, con una voce sola, con la voce che l'Europa anche ha pronunciato in queste ore, che va fatta un'immediata cessazione dell'avanzata militare, che le forze turche devono ritornare dentro i loro confini e che la NATO deve immediatamente convocare e decidere insieme alla Turchia la sospensione di qualsiasi iniziativa militare. Nel frattempo bisogna continuare a mettere in discussione la fornitura e sospendere la fornitura di armi alla Turchia. Bisogna pensare a delle azioni più forti da parte dell'Europa, perché solo un'Europa forte e unita può determinare un'inversione di tendenza. Questa Europa, che ha conosciuto nella pace, nella cooperazione, il suo successo, deve indicare la via anche all'Asia, agli altri continenti, di una cooperazione tra vicini e non di una guerra tra vicini.